Ciao a tutti, allora siamo alla fine della notte delle candele, ma vi dico dopo, è finita prima. Allora, intanto, prima di tutto, vi dico, prima di mettere i video, quelli che pubblicherò, che l'organizzatore, uno degli organizzatori di questa festa, quando sono entrata, mi ha detto di non filmare frontalmente le persone e i DJ, perché avevo una persona che aveva l'esclusiva per fare filmati. Ecco, io non ho visto nessuna persona fare filmati, video, a parte tutta la gente che filmava liberamente col telefonino, anche frontalmente. Ecco, allora non capisco perché io devo essere discriminata e non farlo. Comunque, vabbè, non dico niente, io ho le mie idee, ma è meglio che sto zitta. E quindi vedrete dei video che filmo me stessa, che però filmo me con la gente dietro, consapevole che li filmavo. Ecco. E niente, adesso vi dico il resto. Praticamente la notte delle candele è finita alle 2:24, poco fa, 5 minuti fa, e doveva finire alle 3 e invece è finita prima. Purtroppo hanno mandato i carabinieri, delle pattuglie, che hanno obbligato gli organizzatori a chiudere tutto, anche se era da tenere aperto fino alle 3. Purtroppo qualcuno ha fatto un dispetto e chiudono prima, insomma. Sì, la gente può stare qua. Allora vi faccio vedere, c'è ancora gente, vedete qua. C'è ancora gente. C'è gente che è di là. Altri sono andati via perché, vedendo sti carabinieri, magari hanno preso paura, non lo so. E tanta gente è andata via prima, hanno dovuto abbassare anche il volume della musica. E invece a quest'ora, l'anno scorso, si ballava con la musica alta, la pista qua era piena. E niente, quest'anno qualcuno ha mandato i carabinieri e hanno fatto i dispetti, insomma, così. E niente. Allora, ragazzi, adesso io pubblicherò quello che posso. Allora, pubblico i video dell'entrata, prima di entrare alla festa, quando c'era la cassa, che lì non potevo filmare. Me l'ha detto dopo che non potevo filmare frontalmente. Ecco, e così io quelli che ho fatto prima li pubblico anche se sono frontali. Ecco, anche se non è giusto perché c'era altra gente che filmava col telefono, però io sono io e niente, non posso dire niente, guardate, perché sennò viene fuori pure un casino. Mi tocca stare zitta. Ecco, vi saluto. Ho la morte qua dietro. Oh. Ciao. Hai scolato, hai bevuto un po' di gin tonic? Ho fatto gin tonic a manetta. Ma non è bastato. Vieni a bere un altro con noi, stiamo scendendo. Sto dando secondo me DJ Sergio. Allora, noi adesso andiamo giù a berci qualcosa, perché noi siamo lenti a bere, no? E poi ci raggiungi. Ciao. Ciao bella. Ciao, bene, 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 grazie. Sai che la ragazza che sta scattandoci 1000 foto? Io non
Thank you.
mi è stato detto di riprendere la gente, però riprendendomi me. Gente che parla, che chiacchiera, che si prende da bene. Permesso. Scusate, permesso. Ecco. Andiamo nell'altra sala. Poi chiuso? Si può? Grazie. Andiamo a vedere questa sala. Questa è la scuderia, che non li chiudo dentro per sbaglio. Allora andiamo fuori. Ecco. Preferisco di qua. Gracias.
Meglio
sì, di stare completamente a casa, comunque è meglio stare all'aperto, però sì, non è una serata che fa per me, ripeto, ci sono anche tanti sponsor, esatto. Però senz'altro si può fare decisamente di meglio, sono un po' più tipo da concerti meta. Va bene, allora chiudiamo qua e intanto ciao. Un saluto, un abbraccio a tutti. Thank you.